Le immagini parlano da sole, come si dice in questi casi. Come potete vedere, qualcuno nella notte ha pensato bene di scaricare questa immondizia, se mi è consentito il termine, anziché nei posti per legge, così a cielo aperto, senza nessun problema. Come potete vedere, Eternit, amianto, qualche lavoro probabilmente fatto in zona da parte di qualche azienda edile. Vediamo che ha pensato bene a scaricare a cielo aperto i bidoni di tutto quello che ne concerne. Soprattutto l'Eternit, come potete vedere, che lascia questa chiaramente il video lo inoltreremo anche a chi di dovere. Ci auguriamo, insomma, che da qualche parte ci sia la firma. Come potete vedere, anche i residuati di... Cerchiamo di andare piano perché non... Vediamo qui qualche cantiere è stato... Questa operazione è stata fatta sicuramente nel corso della notte perché ieri non c'era. Come potete vedere, soprattutto l'amianto che è presente. Ripetiamo, ci auguriamo che l'autore o gli autori abbiano de facto lasciato anche la firma. Siamo sicuri che le autorità competenti sapranno risalire a questi scellerati che hanno pensato bene di utilizzare la campagna come discarica a cielo aperto. Veramente una cosa a rabbrividire, dobbiamo usare anche termini politically correct, i termini sarebbero altri, ma dobbiamo anche limitarci anche noi. Magari queste persone, più che una multa, un paio di ore di lavori socialmente utili a loro spese, perché quando si tocca il portafoglio l'italiano è molto più ligio. Una banale semplice multa, ecco, come potete vedere le immagini, come ho detto, parlano da sole. Siamo all'altezza della discarica di Cascina Rinaldi, proprio al confine tra i comuni di San Giovanni a Natisone e Corno di Rosazzo. Non ho parole. Ci auguriamo, ripeto, come ho detto prima, che le autorità competenti riescano a risalire agli autori. Ogni tanto le firme si trovano, come si dice in questo caso, magari qualche indizio, soprattutto l'Eternit, l'amianto lasciato così. Vabbè, mi resta che augurare a tutti voi più cordiale proseguo di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo azienda agricola Pancera. Il buon seme, i buoni frutti.